Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate, ma sono un po' emozionata perché è da tanto che non faccio video, infatti faccio un'anteprima prima di iniziare e ho registrato tante volte questo video perché sono veramente emozionata e mi siete mancati tantissimo. E per me è stato, come ben sapete, un periodo e lo è tuttora un periodo molto difficile. E sapete, non ne voglio parlare, quello che mi è successo, ho messo un video, penultimo video che ho lanciato, della perdita che ho avuto in famiglia. E vi ringrazio tutti quanti coloro che mi sono stati vicino, gli iscritti, altre ragazze che fanno video su YouTube con cui ci sentiamo anche privatamente. Ringrazio tutti perché siete state carinissime e una conferma che su YouTube veramente ho conosciuto e tuttora conosco e ho amicizie, anche se solo virtualmente, ma poi un giorno ci si potrà conoscere, e di persone meravigliose. E quindi vi ringrazio veramente tanto. Sono rimasta senza parole, ringrazio gli iscritti che comunque mi hanno sostenuto, hanno tenuto, diciamo, vivo il canale, e ringrazio le altre persone che si sono iscritte nonostante appunto non ero su YouTube per questi mesi. E comunque molte volte vi ho seguito anche per avere compagnia, per tirarmi un po' su di morale, per pensare ad altro. E niente, quindi ecco, volevo fare questa anteprima prima di ricominciare appunto i video. Vi prometto che una volta a settimana sarò attiva e farò un video sul canale. E in questi mesi ho aperto anche un gruppo Facebook che si chiama Chris Love Beauty e Profumi, dove appunto mi mancava fare i video, ma non riuscivo proprio a mettermi davanti alla telecamera. Anche adesso comunque faccio fatica, quindi pensate qualche mese fa. E questo gruppo Chris Love Beauty e Profumi si trova appunto su Facebook. Vi invito, se vi interessa, iscriverti. Là ho, diciamo, messo dei post di quello che utilizzo, quindi recensioni sui prodotti e tutto quanto. Quindi se vi interessa vi potete iscrivere, mi fa piacere perché condividiamo appunto l'amore per i profumi, per il beauty, eccetera, eccetera. E niente, io per iniziare appunto ho scelto ovviamente un video sul profumo, sì, profumoso, e vi lascio appunto il video, vi faccio vedere più o meno i profumi che ho utilizzato in questo periodo e sto utilizzando in fase, diciamo, progetto smaltimento, ma per quanti uno ne ha non sa mai quello che mettere, se li vorrebbe mettere tutti. E quindi vi lascio al video e vi auguro appunto una buona visione. Grazie ancora, un bacio grande, mi siete mancato tantissimo. Appunto, eccoci qua con questo grandissimo ritorno video e spero che vi piaccia. Parlo dei profumi che ho utilizzato questo periodo e che ancora sto utilizzando. Diciamo, cerchiamo di smaltire un po', anche se non è facile, perché comunque diciamo, rimettere una settimana uno, una settimana l'altra. Però ecco, diciamo, questi ultimi mesi vi faccio vedere i profumi che ho utilizzato. Allora, iniziamo subito. Allora, io intanto mi sono segnata anche le note, diciamo, vi darò una mia opinione appunto sui profumi, ma vi dico anche le note che ci sono. Molti già li conoscete sicuramente. Allora, iniziamo subito con un profumo che ho preso in realtà un 15 ml, che è di Iodema, che si chiama Atrapame, Atrapam, Iodema. È un profumo, appunto, come sapete, la conoscete tutti, che fa profumi ispirati ai grandi marchi commerciali, e questo appunto si ispira a sì, Amour Amour di Cacharel. Questo è un profumo che io utilizzo sia d'estate che d'inverno, ormai non faccio quasi più distinzione, a meno che, diciamo, di solito i profumi col cocco, questi profumi un po' così esotici, tendo a utilizzarli un po' più verso l'estate. Però
molti profumi adesso per me non fanno più differenza, prima era diverso, adesso diciamo quando mi va di utilizzare un profumo d'inverno anche più fresco lo metto perché ho bisogno di quel profumo. Allora, questa è floreale fruttata, è praticamente una nota di testa di ribes nero, un cuore di mughetto e un fondo di vaniglia. Vi dico le note appunto che sono sul sito Iodema, proprio perché è un profumo ispirato e sicuramente ci saranno appunto delle note che sono diverse. Allora, questa a me mi dà sempre l'idea di una caramella alla fragola, una caramella. Sì, molto caramelloso come profumo, infatti è fruttato e floreale, sicuramente la caramella, sai, frutti rossi e poi appunto si sente la vaniglia, è veramente un profumo che a me piace tantissimo, nonostante non mi piacciono troppo fruttati, ma questo è appunto giusto perché c'è un po' di ribes, vaniglia e quindi su di me almeno non risulta stucchevole e dà anche un po'... diciamo quella sensazione di freschezza, nel senso spesso mi capita magari di utilizzare dei bagnoschiuma ai frutti rossi e la sensazione che mi dà questo profumo è quella, una sensazione proprio di freschezza, di frutta rossa, di caramelle, di odore di caramelle, buonissima. Questo è molto, diciamo, secondo me anche indicato anche per le ragazze, per le adolescenti. Sicuramente molto buono, infatti mi ricordo quando uscì anche nell'adolescenza, io l'ho portato anche quando ero piccola, me lo ricordo a scuola, già esisteva Amore Amore di Cascarelle, non questo di Iodema, ma Amore Amore di Cascarelle, l'originale, esisteva e tuttora ancora è in vendita. Quindi questo è buono, ho preso di Iodema il 15 ml, che sono molto carini da borsa, e via. Andiamo su un profumo un po' più costicchioso, che è di nicchia, è un profumo di Massimiliano Torti che si chiama Cannella Dolce, già ve ne avevo parlato, come vedete l'ho usato, buonissimo, mamma mia. Allora, per quanto riguarda Cannella Dolce, vi dico subito le note. Allora, questo non è, scusate, vediamo un po' dove l'ho messo, ok. È appunto del profumiere Massimiliano Torti e una famiglia infatti orientale gustativa. È composto da lavanda, fava tonka, ciliegia, limone e gelsomino, una vaniglia, caramello, cioccolato, cannella, cuoio, resine, sandalo, legno di guaiaco. Allora, è un profumo che almeno su di me, queste sono le note che contiene, però per quanto riguarda la mia descrizione appunto al mio naso, a me mi dà l'idea, sicuramente si sente la cannella dove non è protagonista, ma dà al profumo a quel sentore un po' di saponetta, saponoso. È buonissimo, è dolce, comunque c'è anche la vaniglia che è una delle mie note preferite. La cannella assolutamente non è una mia nota preferita, anzi mi fa venire un po' la nausea. Ma qui vi assicuro che non è, infatti io l'ho comprata la Crisalide e la Crisalide appunto Cecilia mi disse che questo sicuramente mi piaceva proprio perché la vanilla non è protagonista, è miscelata bene e quindi è per quello, perché mi ponevo la cosa, ho detto ma come mai a me la cannella di solito non mi piace e invece qua evidentemente è bella amalgamata con altre note che di mio gradimento. Questa è molto buona. Qui infatti la descrizione: una scorza di cannella secca avvolta in un abbraccio di vaniglia dolce. La fragranza gioca sempre su questo accordo intenso e deciso. È buonissima. Ho sentito un profumo che la Valeria Mergari mi ha dato un campione. Ciao Valeria, mando un bacio. Grazie a lei ho scoperto delle fragranze buonissime, tra cui appunto. C'era questa di Dior, oddio, che non mi ricordo adesso come si chiama, che gli assomiglia molto, e l'ho detto anche in un altro video, non mi ricordo in questo momento come si chiama, ma è della, diciamo, della collezione privata di Christian Dior. Valeria, se te lo ricordi, scrivimelo, ma l'avevo detto anche in un altro video, mi ricordo.
dove appunto avevo terminato col profumo e dicevo che somigliava molto a cannella dolce, ma questo diciamo ha una durata, una persistenza veramente buona e si sente fino a tante ore ed è molto, non si sente la botta di alcol, rimane molto delicato. E a me poi i profumi di torti mi piacciono tanto e veramente buono, buono, buono. Anche infatti, torti, soprattutto poi, ho preso degli accessori perché prendo anche degli accessori dalla Crisalide, orecchini, fanno cose veramente carine e praticamente mi avevano la pochette, loro spruzzano dei profumi sulla pochette anche in base ai gusti delle persone, ormai diciamo i miei li conoscono e mi hanno messo Salvatortiere che io ho utilizzato, se vi ricordate, l'anno scorso d'estate, è quello da ricomprare perché è veramente veramente buono. Quindi buonissimo anche questo, se lo conoscete fatemi sempre sapere. Andiamo invece su un altro profumino, sempre di profumi ispirati. Questo è un altro ordine che ho fatto da Lise, se vi ricordate, nel 2020 appunto ho fatto un video che ho acquistato i profumi da Lise e ho fatto un altro ordine perché ho ripreso il dupe di Sensi di Armani che l'ho finito tutto, mi è piaciuto troppo e quindi l'ho ricomprato quello grande perché è proprio buono. Poi se volete ve ne riparlerò e qui ho preso questo da Lise, lo 041, ispirato a Candy di Prada. Buonissimo, vi dico subito subito le note. Allora, le note. Questo è un altro. Dove lo trovo? Ok. Sì, abbiamo note di testa di muschio, un cuore di benzo e un fondo di caramello. È quello. Il caramello si sente tanto. A mio avviso, è buonissimo. Si sente il caramello. Un caramello, però, proprio come il Candy di Prada, come lo descrivo io, è praticamente come se fosse un caramello e fiori. Fiori, ma non quell'odore fiorito diciamo, dall'allergia, ma è un fiore, proprio è come il caramello che si può, diciamo, un odore di proprio floreale, di fiori leggero, leggero, e questa scia di caramello, è come se passate magari in un prato dove ci sono, sai, quei fiori che profumano, che emanano un leggero profumino, che non dà fastidio per niente, e praticamente vicino c'è praticamente una persona che mangia caramelle toffee, sentite la descrizione, perché sì, ecco, mi ricorda le caramelle quelle al latte, le mo, buono, però anche una componente floreale persistente, a mio avviso persiste di più del Candy di Prada, che rimane sempre, diciamo, dura, persiste, ma molto molto delicato, molto, rimane molto. Invece questo si sente leggermente di più rispetto all'originale. Questi sono, diciamo, buoni, non sono la Lise, l'ho provati molti, alcuni non corrispondono come prodotti ispirati e non mi sono piaciuti. Gliel'ho detto e praticamente mi hanno concesso uno sconto per il prossimo ordine, quindi molto carina, un'azienda molto seria. Mi hanno concesso uno sconto perché proprio mi hanno detto non corrispondeva proprio al profumo che avevo preso e sono stati veramente carini. Infatti ho rifatto subito l'ordine con lo sconto e ho preso quelli che appunto con cui mi sono trovata bene. Quindi anche questo è buonissimo, come al solito, tutti buoni. Allora, andiamo nel brand un po' commerciale e questo magari lo vedete adesso e non lo vedrete più perché lo sto utilizzando tantissimo, che è l'Eau de Parfum di Van Guerlain. Io ho utilizzato in passato solo quello floreale e questo è quello classico preso da Manuela Rodriguez, sì, a cui mando un bacio grandissimo. E questo è buonissimo, quando lo metto, ah, che buono che è sto profumo, perché almeno a Roma, nelle parti dove frequento, non si sente in giro questo profumo, e quindi è veramente particolare e piace.
L'ho utilizzato molto anche durante il lockdown perché mi dava un senso proprio di serenità. Sarà la lavanda che contiene ed è veramente buono. Vi dico subito le note. È creato da Thierry Woser e Delphine Jelk. Vabbè. E note di testa lavanda e bergamotto, un cuore di iris, gelsomino, sambac e rosa. Una base di vaniglia di Tahiti, cumarina, sandalo australiano, benzoino, liquirizia e patchouli. Allora, quello che sento su di me è sicuramente la lavanda e la vaniglia. Una lavanda cioè, ti fa sentire serena, pulita, è veramente una fragranza particolare. Molti di voi magari già lo conoscono e lo sto utilizzando tantissimo, infatti come vedete, non so se lo rivedrete perché a meno che lo accantono e utilizzo altri profumi, ma sta giungendo al termine proprio perché comunque lo utilizzo molto. È veramente molto buono, veramente è molto elegante come profumo e buona, vabbè, la boccetta è stupenda. Vabbè, che gli dici? Anche Erlen. Buonissima, buonissima. Poi, andiamo avanti. Scusate che oggi la postazione è un po' così. Un altro profumo che ho comprato è il Burberry Woman di Burberry, che avevo sentito su una ragazza, su una mia amica, ed è buonissimo. E poi, grazie ai consigli molto utili di Tiziana Perri, a cui mando un bacio grandissimo, e grazie ai suoi consigli sono riuscita a capire quale profumo cercavo. E vi dico subito, il profumino, sicuramente vi dico le note. È una fragranza appunto del 95, pensate, fruttato da donna, e una note di testa sono pesca, albicocca, pera, ribes nero e mela verde, un cuore di sandalo, gelsomino e muschio, le base sono vaniglia, cedro e muschio. Allora, ovviamente si sente, è floreale, si sente la vaniglia, ma si sente la Su di me la mela, che è caratteristica di molti profumi di Burberry, se non quasi tutti, ha proprio la firma Burberry perché molti profumi Burberry io li riconosco proprio dal tipo di fragranza perché è proprio la loro firma. Si sente appunto questo odore vanigliato e fruttato, dove ci sono molti di questi frutti, tra cui nota, secondo me, principale appunto, infatti sta comunque in testa, è la mela verde. Poi vabbè, ci sono anche altri frutti, ma veramente io la percepisco tanto. Muschiata, sì, e la vaniglia appunto anche si sente in mezzo a queste note fruttate. E certe volte, infatti, mi ha dato anche un po' così l'odore, mi ricorda un po' il profumo della mela, sai, shampoo alla mela, però non è del tutto mela perché appunto è composta da note di vaniglia, di muschio e di altre note e quindi era veramente ben composto e su di me rimane, ha una buona persistenza, ma non è stucchevole, non è stradolcioso, strafruttato. Quindi io penso che molti di voi lo conoscono perché comunque è un profumo del 95, quindi, cioè, e ancora si vende, quindi insomma sentitelo se volete, perché è veramente buono. E poi fatemi sapere, oppure se lo conoscete già. Buonissimo. Poi abbiamo un altro profumino che questo pure carinissimo. Pure questo sta aggiungendo al termine il Black Vanilla di Mansera, quindi forse pure questo non so se lo rivedrete. Allora, Black Vanilla di Mansera del 2017, note di testa ribes nero, pesca bianca, cocco, bergamotto di Calabria, un cuore di violetta, gelsomino egiziano e rosa bulgara, una base di vaniglia del Madagascar e muschio bianco. Allora, e Mansera è sempre un brand creato da Montale, è Casa Montale, il profumiere.
Allora, questa è una vaniglia che io ho comprato durante aprile 2020 perché me lo sono regalato, ho preso sempre dalla Crisalide perché la Crisalide mi aveva mandato il campioncino, no, avevo acquistato io il campioncino e mi era piaciuto tanto e quindi poi ho deciso di regalarmelo per il compleanno che era il 22 aprile. Questo profumo è particolare perché è una vaniglia che è pulita, una vaniglia che sta di pulito, infatti si sente quella parte un po' polverosa, muschiata, si sente leggermente anche sicuramente la nota di rosa, ma è una di quelle vaniglie non stucchevoli, non gourmand, ma una vaniglia elegante e polverosa, è veramente pulita. Sì, questo è proprio la descrizione che sento io. Per quanto riguarda il cocco, sinceramente il bergamotto sulla mia pelle proprio non si sente. Forse sì, leggermente la violetta mischiata con queste note, ma è talmente la vaniglia, il muschio, diciamo, che coprono, diciamo, un po' tutte queste note. Ma miscelare tra loro creano questa fragranza particolare che non assomiglia a nessuna fragranza e vi consiglio appunto di andare a sentire e poi fatemi sapere perché a me piace tanto e mi dispiace che sta terminando, vabbè, tante ce ne abbiamo tanti da provare quindi. Allora, un'altra fragranza, la penultima, poi ne ho un ultimo finale e poi finisce, è questa che vi ho parlato tantissimo, che ho fatto le scorte, che è fuori produzione dei coloniali e Sexy Vanilla. Questa, diciamo, non è che si riferiscono molto bene le note. E è del 2012, è dei coloniali, appunto. Note di tessa e resine, un cuore di ambra e vaniglia e una base di musco. Allora, io lo sento molto muschiato sulla mia pelle, che poi lo sai che c'è, che sulla mia pelle, Madonna. Quanto mi piace, purtroppo è l'ultima perché ho fatto la scorta, ma è l'ultima. È l'ultima bottiglietta si sente appunto la parte avvanigliata e muschiata, dà anche questo quella sensazione di pulito, di vaniglia di una volta. C'erano una volta le vaniglie che erano proprio così, che sapevano muschiate, pure che sapevano di vaniglia, dà un aspetto appunto muschiato, un odore muschiato e su di me anche leggermente talcato, ma non talcato che sa di borotalco, forse direi più un po' polveroso, ma su di me diciamo che i profumi dello spruzzo qua. I profumi su di me danno tutti una leggera nota talcata, me lo dicono anche alcune persone, molte persone, e che su di me appunto il profumo dà sempre quel leggero tono, odore talcato. Ed è buona. Io non so se la conoscete, non so se la potrete sentire perché comunque è fuori produzione, non so se si trova, magari ci sono chi ha ultimi pezzi, questo non lo so. Però ecco, buona. E finirà e non purtroppo non la rivedrò più. Un altro profumino, questo ho comprato qualche mese fa pure, guardate la confezione, chi conosce il profumiere sicuramente avrà capito. È un Barrique, è un profumo di Massimiliano Torti. Ed è un profumo Barrique perché è concentrato e si chiama Vaniglia e Zucchero a Velo. E già uno dice: Madonna, sarà un dolcissimo profumo di zucchero, di vaniglia, sarà dolcissimo da morire. E invece, allora, come vedete pure questo l'ho utilizzato abbastanza. Allora, prima vi leggo le note e poi appunto vi descrivo come lo sento. Una coccola zuccherina che si presenta con note di vaniglia, limone e zucchero a velo. Subentrano poi l'allegria e la vivacità degli accordi fioriti con gelsomino, fiori d'arancio, fava tonka e petali di fiori bianchi. Chiudono la composizione, in vigore la persistenza del tabacco, attenuato da note ambrate e muschiate.
Vaniglia, zucchero a velo, limone, fiori d'arancio, gelsomino, petali di fiori bianchi, fava tonka, tabacco, muschi e ambra. Allora, io una nota che non sento assolutamente su di me è il tabacco, sinceramente, per fortuna, altrimenti non mi sarebbe piaciuto. Questa ho preso, mi hanno regalato sempre la Crisalide, un campioncino e mi sono innamorata, quindi l'ho provato su di me e poi l'ho acquistato. E, è appunto di Massimiliano Torti, è un profumo barrique perché è concentrato. Allora, l'idea era proprio quello che come me l'hanno loro descritto, ma poi l'ho provato proprio su di me col campioncino ed è praticamente è come se voi sentite la scorza grattugiata del non limone, il limone agrume, la scorza grattugiata del limone con lo zucchero a velo. Lo zucchero a velo, poi parliamo di pan degli angeli, quindi l'odore, quel profumo polveroso di zucchero a velo. Quindi la descrizione migliore che vi posso fare è una bella torta di quelle limone con appunto col limone, proprio con la scorza del limone e è una bella spolverata di zucchero a velo. Mi viene in mente pure un po' l'odore, sai, delle merendine Mister Day. Che ricordano un po' quell'odore così, però ecco, si sente, vi accompagna tutto il tempo sia lo zucchero a velo sia la scorza di limone molto ma molto delicata e rimane quell'odore appunto polveroso, quell'odore leggermente diciamo polveroso più che talcato, sì. Sicuramente poi diciamo quello che rimane è poi lo zucchero a velo e il limone si attenuano, diciamo, dopo quando si asciuga il profumo, ma comunque poi conferisce il muschio, conferisce al profumo quel sentore un po' appunto quel sentore un po' muschiato, un po' talcato, sì, leggermente talcato. Buonissimo, però diciamo che la fragranza rimane quella, solo che diciamo che mano a mano le note principali si asciugano e lasciano il posto a quella parte pulita del muschio, quella parte muschiata e comunque rimangono le note principali, quindi il limone, lo zucchero a velo, Madonna. E fiori d'arancio per fortuna non li sento perché non mi piacciono. Vaniglia, sì, vabbè, comunque è dolce, quindi penso che quello che sento io è il mix anche c'è anche la vaniglia, la parte dolce. Non è un profumo stucchevole e veramente vi consiglio di sentirlo e di andarlo a sentire perché è buono, mi piace. Ecco qua, ragazzi, questi sono tutti i profumi che mi sto alternando nel periodo perché poi ci sono alcuni giorni che sto a casa e mi parte la brocca e me ne spruzzo uno, poi la sera me ne spruzzo una, cioè proprio così, anche perché uscire giusto al lavoro, perché alla fine non possiamo fare più niente, non si esce qua, non si è. Quindi che faccio? Mi profumo. È rimasto quello. Ragazzi, io vi mando un bacio grande grande, sono felice di essere tornata, fatemi sapere che ne pensate di questi profumi, se li conoscete o se poi li sentirete. E vi mando un bacio grande grande, vi auguro una buona serata, vado a vedere Sanremo e niente, ci vediamo appunto la prossima settimana perché poi ho tanti prodotti, tante cose da farvi vedere che ho acquistato, che ho provato, sono diventata incaricata Amoe, quindi ho provato dei prodotti Amoe con cui mi trovo benissimo e tanti altri prodotti ho provato in generale, quindi sono contenta e voglio farveli vedere. E quindi ci saranno i soliti miei video, in più magari ci saranno dei tutorial che poi non ho più fatto, magari delle video ricette che ogni tanto ho fatto, insomma i soliti video che facevo prima e vi prometto appunto che cerco di essere settimanalmente presente perché voi mi tirate su con i vostri messaggi, la vostra presenza sempre anche virtuale. Vi mando un bacio grande grande!